Bambini, eccoci tornati al nostro appuntamento con la creatività e naturalmente oggi inizia il tempo d'avvento e non potevamo che cominciare nel trasformare piano piano il nostro studio, o meglio la nostra foresta, in un meraviglioso presepe. Sì, che bello! Contento? Inizia l'avvento! Contento? Dobbiamo contento, preparare Tomasino? Il presepe! Perfetto, ma vedo qualche cosa di molto bello. Eh sì, io ho già iniziato, Dondino, a preparare. È stupenda! Ho costruito una bellissima casetta. Ma la vedo, infatti l'avevo vista prima. Ho fatto le tegole ed è solidissima, guarda com'è solida. Solidissima, sì, come no. Allora oggi impariamo a farne uno un pochino più solido, Tommasino, ok? Okay, ci proviamo. Ti seguo allora. Naturalmente utilizzeremo tutto quello che abbiamo in casa, ma prima di iniziare voglio farvi vedere in queste 3 settimane che cosa andremo a realizzare. Guardate che meraviglia. E voilà! Che bello, Dondino! Ma come hai fatto? Presepe tutto in carta, ma guarda che meraviglia con le lucine accese anche. Andremo a vedere in queste settimane come realizzare ogni singolo elemento, personaggio. Ma iniziamo subito, prendiamo i nostri cartoncini che ci sono avanzati, Tommasino. Sì, io sì. Ne ho anche un po' per te, quindi c'è un po' di materiale per te che tra poco ti darò. Benissimo! E iniziamo subito a fare creatività e rendere magico il nostro Natale. Allora, Tommasino, ti dicevo, per realizzare il nostro presepe tutto in carta ci occorre veramente pochissimo. Abbiamo messo in queste settimane tanti cartoncini da parte, vedi? Ne ho tantissimi di colorati e tutto quello che mi è avanzato è stato un po' il frutto di questo bel presepe. Che belli! Come facciamo allora? Allora, innanzitutto te ne do un pochino, guarda, c'ho qualcosa già di ritagliato, tieni okay, a te. Ancora grazie. ne ho altri ancora rosso, ti do... Ah, il dito, Tommasino! Di tutti i colori! Anche del marrone, così iniziamo subito a lavorare. Allora, iniziamo oggi a realizzare i nostri personaggi, quindi a realizzare il corpo di come saranno fatti i vari personaggi. Come si realizzano? Ti faccio vedere immediatamente. Allora, prima cosa da fare è ritagliare da un cartoncino un corpo quadrato, quindi ritagliamo un quadrato. Facciamo guardate, è semplicissimo, bisogna piegare in avanti, quindi in questo modo, e creare una piccola piega. Semplicemente mettiamo un punto di colla a caldo, così, perfetto. Senza scottarci. Allora facciamo questa piega. Naturalmente vedete quanto è grande il personaggio, dovremo renderlo un pochino più piccolo. Quindi andremo a togliere l'eccesso della carta. Ma possiamo farne di diverse dimensioni? Ma certo, se tu ti rendi conto, ad esempio la Madonnina è un pochino più bassa, San Giuseppe è un pochino più alto e ha tanti elementi uniti. E sì, allora, anche per dare un po' di prospettiva. Ma certo, anche un po' di movimento. Quindi io ho fatto più o meno questa altezza. Guarda un po' se potrebbe piacerti. È bellissimo, lo posso prendere? Perfetto, no, lo termino, poi te lo do. Allora, facciamo questa parte qui, adesso andremo a fare quello che sarà il cappello del nostro pastore. Per fare il cappello utilizzeremo sempre la stessa tecnica, quindi si chiude, si ritaglia un pezzo rettangolare, in questo modo, e si mette un punto di colla a caldo. Adesso faremo una specie di pastorello, di monaco, così come lo vogliamo chiamare. Un elemento da inserire nel presepe, visto che i nostri protagonisti già sono presenti. Ok? Perfetto, quindi andremo a realizzare questo. Vedete già, questa sarà la forma del nostro piccolo presepe. Lo andiamo a smussare un po', quindi a renderlo un pochino più circolare, qui nella parte alta. Perfetto, ok, benissimo. Lo mettiamo da parte. Il volto, per il volto è semplicissimo. Come si fa il volto? Il volto è semplicissimo. Rettangolino, e dal rettangolino bisogna ricavare un cerchio. Io ne faccio prima uno grande. Adesso me lo sagomerò in base a come mi occorre e adesso lo faccio un pochino più piccolo. Ma possiamo anche disegnarlo prima? Certo, naturalmente avrà un altro stile. Io quello che ho realizzato io è un po' minimal, Tommasino, quindi è un po' semplice, anche adatto ai più piccoli. Vedete? Lo andremo ad inserire all'interno del nostro cappellino in modo da fare il volto. Quindi incolliamo la testa all'interno del corpo, così. Schiacciamo per bene, ok, sono stato un po' lento e la colla si è raffreddata, ne metto un po' di più, ok, metto all'interno, perfetto,
Così. Ok. Ok, poi dopo, cos'altro bisogna fare? E naturalmente adesso andremo ad inserire il nostro cappellino in modo tale da renderlo un po' più pastore. Guarda già che carino. Che bello, vedi? È bellissimo. Vedi che carino già? Perfetto, mettiamo un punto di colla a caldo. Dopo aver inserito la testa andremo a fare le manine, insomma tanti elementi che ci aiuteranno poi a renderlo ancora più simpatico. Forse l'ho fatto un po' troppo giù, ok. Ho quasi fatto un cinesino. Ma possiamo fare anche le pecorelle con la carta? Per le pecorelle, certo, come no? Sempre utilizzando la stessa tecnica lo possiamo utilizzare. Adesso andremo a fare le braccia, perché il nostro pastore ha delle braccia. Poi faremo anche una piccola pecorella, dai. Visto che vuoi le pecorelle, faremo le pecorelle. Allora, per le braccia ci occorre una striscia di carta lunga, questa dimensione, che andremo ad incollare dietro. Guarda, faremo delle braccia lunghissime prima. Lunghissime! Ma poi le piegheremo in modo tale da avere la dimensione che ci occorre. Punto di colla a caldo, così, perfetto. E adesso il pastore lo facciamo, ad esempio, che è con le mani conserte, in attesa, quindi lo tagliamo un po' di più. Pieghiamo la carta così possiamo vedere tutti, ok, e pieghiamo in questo modo, quindi mettiamo un po' di colla in mano, poi ci metteremo un bastone casomai, che è un po' il simbolo dei pastori, ok, quindi andremo a fare le manine in questo modo, e adesso il piccolo bastone, ok, perfetto, facciamo una forma più o meno arrotondata, un po' in stile con il nostro presepe. Utilizza tutte forme geometriche. Ti sei reso conto, Tommasino? Sì. È semplicissimo, è quindi non bisogna essere abili oppure molto bravi a realizzare cose un po' particolari. Ci occorre solamente saper realizzare forme geometriche, vedi? Abbiamo realizzato. Vedi che carino, guarda. Ha il bastone. Adesso, visto che hai richiesto una pecorella, facciamo una pecorella. Sì, la facciamo, dai, subito. Facciamola. Allora, per una pecorella è semplicissimo. Bisogna ritagliare la forma di una nuvola. Una nuvoletta. Una nuvoletta, in questo modo. Così e così. Proprio una nuvoletta deve essere. Poi, per quanto riguarda la testa, invece faremo la forma della testa della nostra pecorella. Quindi con le sue orecchiette. Così. Io lo faccio senza disegnare, perché è una forma abbastanza elementare, però i bambini più piccoli, se vogliono aiutarsi con un disegno preparatorio, possono farlo. Quindi. Io non sono molto bravo con le forme, allora, quindi lo disegno. E allora io ti do una bella matita e tu te lo disegni piano piano piano. Metto un punto di colla a caldo per la testa, così. Ok, la faccio un po' più corta perché ho fatto una pecora un po' troppo grande. Eccola qui. Poi farò del basamento per farla reggere, in questo modo. Allora, un piccolo taglio da questa parte e un piccolo taglio di qua, in modo tale che poi andremo ad inserire il nostro basamento dello stesso colore della pecorella, così. Perfetto. Allora, la lunghezza deve essere uguale. Aspetta, tagli un po' di più, Tommasino, altrimenti non ne si inserisce. Ne possiamo fare tante, così facciamo. Ma certo, un bel gruppo poi di le pecorelle nel presepe sono veramente belle, quindi danno sempre molta, molta allegria. Quindi ne possiamo fare veramente tante di pecorelle. Poi okay. La sera, quando vado a letto, mi metto a contarle. Conti le pecore, se non riesci a dormire, allora conti le pecore. Va benissimo. Contiamo le pecore, mi viene sonno prima. Speriamo. Allora, contiamo le pecore, te le faccio così la notte quando non dormi, riesci a contarle, ok? Nel tuo presepe. Poi la prossima volta mi dirai quante pecore ci sono nel tuo presepe. Eccola qui, la pecorella è terminata, la mettiamo vicino al pastore. Guarda che carina, la mettiamo in avanti. Che bella! Adesso c'è uno sfondo un po' neutro, quindi mettiamo così in modo da vederla. Allora, la andiamo a mettere dentro il presepe, Tommasino? Sì, vado andiamo. Io allora, perfetto. Allora, passo qui nella mia foresta e vado a metterla all'interno del mio presepe. Quindi metterò il pastore qui, vicino a San Giuseppe, e a fianco la sua bella pecorella. Eccola qua, guarda che meraviglia! È bellissimo! Stupendo!
Hai visto, con pochissimo materiale, con tutto quello che abbiamo trovato in casa, anzi con tutto quello che ci è avanzato, tutta quella carta che abbiamo messo da parte è servita per costruire qualcosa di bello. E con questa tecnica possiamo fare anche tanti altri personaggi del PSR. Certo che sì, ma infatti la prossima volta vedremo come realizzare gli altri elementi, quindi passeremo alle palme e agli elementi floreali. Va bene? Possiamo fare tante altre cose. Certo che sì. Anche re magi del presepe. Tutti i personaggi che vogliamo. Allora, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, Tommasino? Sì! Sempre qui su Teleuniverso, sempre alla stessa ora, sempre appuntamento con la creatività. Continuiamo il nostro presepe! Ciao a tutti! Ciao!